Domenica 31 marzo scatta l'ora legale, o meglio, nella notte tra sabato 30 e domenica 31, alle 2 di mattina per l'esattezza. Quindi addio ora solare e benvenuta ora legale, giusto? Beh, giusto un corno, questa volta dobbiamo dormire un'ora di meno. Già, ma non è questo l'unico problema da affrontare. Secondo la ricerca medica, il cambio improvviso di orario ha conseguenze importanti sulla salute e in certi casi anche gravi. Se volete sapere quali sono e soprattutto come contrastare questi effetti, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Dottor Squalozzi dice che basta bere un caffè in più e che l'ora legale non ha mai ucciso nessuno. E si vede che non ha mai letto questa ricerca finlandese pubblicata su Sleep Medicine. Voi amici invece potete leggerla perché ho messo il link in descrizione. I ricercatori hanno analizzato i dati dei ricoveri tra infarti e ictus nel passaggio dall'ora solare all'ora legale per una settimana. Il risultato? Lunedì e martedì, dopo il cambiamento, c'è un picco di complicazioni cardiache, soprattutto per gli over 65, 65 e più per le donne che per gli uomini. Meno male, noi siamo fuori. Beh, non proprio. Ecco i rischi e i disturbi che possono colpire tutti a ogni età. E vediamo poi come superarli con l'aiuto della naturopatia. Prima di vederli, come sempre, vi ricordo, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, condividete con quante più persone possibile. Così diffondiamo insieme lo stile di vita trendy e sano. Prossimo obiettivo, 200.000 iscritti. E sostenetemi nel mio lavoro con gli abbonamenti al canale. Ogni singolo abbonamento può fare la differenza per me e per voi. Ci sono contenuti esclusivi. Info in descrizione nel video dove spiego tutto. Secondo uno studio americano congiunto tra Stanford e la Johns Hopkins University, il passaggio dall'ora solare all'ora legale causa un aumento degli incidenti stradali e sul lavoro, anche di quelli mortali. I numeri parlano chiaro. Altre ricerche hanno scoperto che alcuni incidenti di scala addirittura mondiale, come il disastro di Chernobyl, alcuni incidenti petroliferi e perfino la distruzione di uno space shuttle, sembra siano stati causati dalla mancanza di sonno da parte di addetti ai lavori e supervisori. Senza arrivare a tanto, non è un argomento da sottovalutare. Poi uno studio inglese ha dimostrato che i disturbi di umore, concentrazione e performance che si verificano in questa particolare settimana sono dovuti al cambio di orario. Gli studi sono chiari, noi non ce ne accorgiamo, ma il corpo perde ore di sonno durante tutta la settimana, perché il ciclo circadiano è sfasato e quindi anche se dormiamo il sonno non è riposante. Quindi non è solo un'ora in più o in meno di sonno, questa credenza è falsa. Ah, altro che caffè! Ma la naturopatia ci aiuta! La notte prima del cambio di orario, andare a letto presto. Così dormiamo meglio e ci svegliamo meglio un'ora prima, presto. Anche la domenica sera andiamo a letto presto, per alleviare il peso del cambio dell'ora lunedì mattina. Fare sport leggero per mantenere alto il metabolismo, sostenere cuore e circolazione, ma senza affaticarsi. E mangiare leggero e sano, mi raccomando, a casa o al ristorante, scegliete giusto per avere energia e non essere appesantiti. Questi consigli vanno seguiti tutta la settimana, così proteggiamo e accompagniamo e sosteniamo il corpo invece di stressarlo. Se volete dormire bene, potete fare la mia night routine, l'ho fatta vedere in questo video. Ora condividete questo video con tutti i vostri amici perché l'argomento è importante, non va sottovalutato e tutti dovrebbero conoscerlo. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!